Definita fusione a freddo dai radicali Abruzzo, un modo gentile per dire l'esigenza di rinvio era il reale intento del centrodestra, questo è quanto emerge in una nota. Il giorno dopo l'approvazione della modifica alla legge regionale 26 del 24 agosto 2018, a caldo si fanno i conti. Al centro i 4 anni in più previsti dal PDL, sospiri d'incecco da Dazio sulla nuova Pescara. E Marco Camplone, presidente dell'associazione che ha dato l'impulso al progetto, rincara la dose, una classe politica non capace che non ha mai voluto recitare la parte giusta e che ha poi affossato definitivamente il piano. Non ho remore nel dire che in tutti questi anni, dal punto di vista delle forze politiche, noi possiamo salvare solo il Movimento 5 Stelle. Azione? Qualcuno, ma poco, poche persone del PD, pochissime persone della destra. È partita una diffida. È partita una diffida, l'abbiamo inviata una diffida ad adempiere nel rispetto della legge per il 2024. Adesso è andata come sapevamo che sarebbe andata. Adesso noi valuteremo nel corso dei prossimi mesi Chiederete danni. gli eventuali danni e andremo avanti con la nostra azione. Inoltre aggiungo una cosa. Non è che lo spostamento al 2027 fa sì che noi andiamo a giocare a pallone al mare, no? Anzi, le attenzioni su Nuova Pescara saranno ancora maggiori, perché adesso noi vogliamo vedere come spenderanno i soldi che noi abbiamo portato a Nuova Pescara. Andremo a vedere anche le consulenze. Perché non vorrei che poi alla fine di questo giro sia tutta una cosa tra amici, parenti e compagnia cantante. Nuova Pescara era un progetto inclusivo, prosegue il presidente dell'associazione, e ogni progetto avrebbe meritato quantomeno una concertazione di idee. Uno dei motivi per i quali viene spostata Nuova Pescara è la costruzione del Palazzo della Regione nell'area di Risulta. Con i 3 comuni divisi fino al 2027, Spoltore e Montesilvano sono fuori da questi discorsi perché la regione si potrà costruire solo nella città capoluogo.